Tutti negativi i primi test antigenici rapidi effettuati su 10 studenti del liceo Petrarca di Arezzo, che ha aperto il ciclo di controlli sugli istituti dell'Aretino nell'ambito del progetto regionale Scuole Sicure. Siamo contenti di far parte di questo gruppo di scuole perché tutto ciò che può essere fatto per rendere l'ambiente scolastico più sicuro sicuramente ci sarà d'aiuto per poter mantenere la scuola in presenza e in tranquillità. Lo screening entrerà dal prossimo lunedì poi a pieno regime ed interesserà 9 istituti superiori della provincia di Arezzo. Nel comune capoluogo, oltre al liceo Petrarca, ci sono infatti l'istituto Margaritone, 2 indirizzi dell'istituto Buonarroti Fossombroni, il liceo Colonna, il liceo scientifico Francesco Redi, il liceo artistico e l'istituto Galileo Galilei, la nona scuola e poi l'istituto Varchi di Montevarchi. Alcune classi sono state selezionate dall'Agenzia regionale di sanità. All'interno di queste classi settimanalmente verranno testati 5 studenti per ogni classe. Questo ci permetterà di individuare precocemente eventuali focolai che si dovessero sviluppare all'interno della classe. È un campione piccolo di studenti, quindi anche con un disagio minimo per gli studenti stessi, ma la ripetitività del campione e la sistematicità con cui viene effettuato il test permette comunque di avere grandi risultati proprio in ottica di prevenzione e di predizione di eventuali focolai. Il programma durerà indicativamente sino al prossimo 10 giugno. In caso di sospetta positività al Covid-19 in una classe sarà infine effettuato in tempi rapidi il tampone molecolare di verifica. Solamente successivamente alla positività del tampone, diciamo, della conferma, la scuola invierà ai referenti scolastici del Dipartimento di Prevenzione i contatti stretti, che siano studenti o anche professori, insegnanti, che verranno messi prontamente in quarantena per evitare, quindi interrompere la catena del contagio.